Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Appena terminati il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League, andiamo ad elencarli i gironi. Partiamo col gruppo A, dove troviamo la Roma, che di fronte a sé avrà lo Young Boys, squadra svizzera, il Cluj, squadra rumena, il CSKA Sofia. Diciamo che sulla carta più o meno, soprattutto per quanto riguarda il CSKA Sofia, potremmo dire un pochino il Cluj. Ovviamente la sfida netta qui per primo secondo posto sarà Roma Young Boys. Gruppo B, Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk. Qui ovviamente tutte le curiosità sono su appunto la squadra norvegese del Molde, il Dundalk, squadra irlandese. Gruppo C, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Puel Berșteva, Nizza. Anche qui molto equilibrio. Ovviamente su tutte, possiamo dire in questo gruppo C, tre potenziali sono appunto il Nice, il Leverkusen, lo Slavia Praga, la Boel Berceva. Dovrebbe fare fortino giocando in casa. Gruppo D, Benfica, Standard Liegi, Rangers, Glasgow, Lech Poznan. E qui, insomma, bello anche qui, Benfica, squadre tutte ovviamente conosciute, anche Lech Poznan in passato, esperienze in Coppa UEFA o stessa Europa League. Gruppo E, PSV Eindhoven, PAOK Salonique, Granada, Omonia. Beh, qui già capiamo, PSV, PAOK, Granada, penso che è una delle prime esperienze in Europa, presumo, parlando soprattutto negli ultimi anni. Gruppo F, Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka. E qui, diciamo, sempre su ragionamenti, possiamo dire che il Napoli se la può giocare per i primi due posti insieme alla Real Sociedad. Gruppo G, Braga, Leicester, KTN, Zorya. Qui Leicester che continua ad andare alla grande anche in Premier. Bisognerà capire questa new entry da Zorya. Gruppo H, il gruppo del mio Milan, Celtic, Sparta Praga, Milan e Lille. Qui direi altrettanto l'equilibrio regna sovrano. Poi, insomma, la trasferta in Scozia contro il Celtic non è facile per nessuno. Gruppo E, Villarreal, Karabakh, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor. Qui gruppo curioso. Gruppo J, Tottenham, Ludogorets, Lask Linz, poi Anversa. Vabbè, il Tottenham è ovvio, in questo gruppo se la gioca per essere prima, e poi le altre formazioni sono ben quotate, forse solo l'Anversa, non so se ha già giocato in Europa League. Gruppo K, CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsburg, no scusate, Wolfsberger. Beh, qui ovviamente le tre che si giocheranno primo e secondo posto saranno sicuramente CSKA Mosca, Dinamo Zagabria e Feyenoord. Gruppo L, Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec. Qui occhio soprattutto all'Hoffenheim e alla Stella Rossa. Quindi ribadiamo in conclusione i gironi delle italiane, la Roma gruppo A con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Poi abbiamo il gruppo F, Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka. Gruppo H, Celtic, Sparta Praga, Milan e Lille. E
E poi chiudo definitivamente con un aneddoto che mi racconta spesso mio padre di un gol praticamente già fatto, cioè già segnato, sbagliato proprio clamorosamente da Pierino Prati tanti anni fa in una partita tra Milan e Celtic. Bene, grazie a voi tutti. Va, vediamo, forse magari più tardi arriva il video sull'anteprima di SmackDown. Se lo farò, quello sarà l'ultimo della giornata. Bene, grazie a tutti e ciao!